Entra nel vivo il Carnevale di Saviano 2020. La cittadina dell'area nolana si prepara infatti a vivere il clou della sua festa più importante, che vedrà nelle giornate di domenica e martedì le due grandi sfilate dei 13 carri allegorici, che porteranno nelle strade cittadine un'esplosione di luci, di colori, di musica, di allegria, che contagerà tutti i visitatori. La manifestazione rinnova inoltre per il quarto anno consecutivo il gemellaggio con il Carnevale di Via Epomeo a Napoli, presentato al Palazzo San Giacomo alla presenza dell'assessore ai rapporti con le municipalità, Rosaria Galiero, e del vice sindaco della città metropolitana, Francesco Iovino. Naturalmente, oltre alla grande importanza che il Carnevale di Saviano assume nella regione Campania, soprattutto il modello organizzativo, quello amministrativo che siamo stati capaci di fare in sintesi col Comune di Napoli, con la municipalità di Soccavo, di Pianura, con Via Epomeo, e naturalmente con grande attenzione da parte della città metropolitana, la quale ha destinato alcuni finanziamenti in tutta l'area, compresa l'area del Comune di Saviano, in particolar modo 55.000 euro per la cultura. Alcuni di questi fondi verranno destinati a sostegno di questa importante iniziativa. L'obiettivo della partnership è ambizioso. L'apertura di oggi e l'auspicio di poter portare su Napoli città il Carnevale di Saviano per farlo sfilare su quello che è praticamente proprio il lungomare di Napoli. Occorrerà tuttavia superare alcune difficoltà tecniche. I carri allegorici di Saviano sono enormi macchine da festa difficili da trasferire, macchine che ogni anno attirano una folla sempre crescente. Sono sicuramente kermesse che mettono, come dire, a sistema centinaia di migliaia di persone. Se si pensa solo che tra domenica e martedì 250.000 persone vengono nella città di Saviano. Nato nel 1979 da un'idea di Donato Allocca, quello di Saviano è un carnevale giovane rispetto ad altre tradizioni secolari, ma ha saputo rapidamente entrare nell'elite del Carnival Project, il network dei carnevali più importanti d'Europa, che in Italia vede coinvolte realtà quali Venezia, Viareggio e Putignano. Un carnevale che non si limita all'aspetto coreografico. Le contrade organizzano delle serate gastronomiche popolari, cioè i cittadini della contrada si preoccupano di preparare prelibatezze culinarie affinché il turista che arriva le assaggia, le degusta e si diverta a vedere qualche spettacolino. Tutto logicamente gratuito. Non resta quindi che aderire all'appello. Venite tutti a Saviano, Saviano è un carnevale aperto dove il protagonista del nostro carnevale è il turista che viene, perché come viene si immerge in questa bolla del divertimento. Sempre dedicati ad aspetti divertenti, ma anche a tematiche sociali, carri allegorici. Si parte dal cartone animato fino ad arrivare sull'ambiente con Greta per vedere un'opera mastodontica, quella che è il cavallo di Troia. Ci sono tante belle cose da vedere.